sullo sfondo già dipinto, invece del bianco del foglio, mi facilita individuare immediatamente i toni corretti del soggetto, in questo caso delle zucche, indispensabile per una pittura alla prima. Per dipingere la zucca parto dalla sua parte superiore ed inizio con i mezzi toni scuri perché mi facciano da riferimento per le altre tonalità. Mescolo tra di loro i miei due rossi, permanente chiaro e lacca cremisi, a cui aggiungo un po' di blu oltremare per scurirli ulteriormente. Come si può vedere, cerco di non passare con la pennellata dove ho già steso il colore. Adesso cerco gradualmente di passare alla tinta più chiara, usando soltanto rosso permanente chiaro. Poiché mi sembra denso, lo diluisco con acqua, ciò per creare una certa gradualità nel colore. Mentre mi sposto verso destra, col pennello cerco di riprodurre le forme che vedo sul mio soggetto. Mi devo ricordare anche di lasciare il bianco per le protuberanze che poi finirò in un secondo tempo. Notare come la parte superiore della mia zucca, al bordo con lo sfondo, ci sia un colore chiaro e così cerco di riprodurlo. Più in basso, essendo in ombra, il contorno di separazione tra zucca e sfondo si perde perché ha la stessa tonalità. Mentre mi sposto sulla destra, inizio a introdurre del giallo, sempre per ottenere questa gradualità di tinte dallo scuro verso il chiaro, la parte più esposta alla luce della zucca. Vedete come vario sempre le componenti del colore, rimanendo fedele al soggetto. Questo per variare quanto più possibile le tinte. Non mi preoccupo troppo della fedeltà di quest'ultime. Mi interessa maggiormente l'armonia e soprattutto la fedeltà ai toni. Col giallo aggiunto a dei tocchi di blu in parte ceruleo e in parte blu oltremare, inizio anche la stesura del verde che compare nella zucca. In questo caso, notando che è troppo scuro, aggiungo del giallo di limone. Continuo a lasciare dello spazio bianco per le protuberanze, come detto in precedenza, badando che non è necessario rispettarne esattamente la collocazione e le dimensioni. Difatti, non stiamo facendo il ritratto alla zucca, ma ne suggeriamo la forma. Introduco dell'ocra gialla. Osservate come non mescolo troppo i colori e una certa pulizia nella tavolozza. Dove il colore rosso non è ancora asciutto, cerco di evitarne il contatto per non contaminare la parte verde sottostante. Lo completerò eventualmente in un secondo tempo quando il colore sarà asciutto. Come vi sarete accorti, è difficile riprodurre gli esatti colori che sono presenti nel soggetto, ma come ho detto, non è questo il mio obiettivo. Ci deve fare da guida l'assimilazione del soggetto a un solido di riferimento, in questo caso una sfera.
Devo collocare nell'esatta successione alte luci, colore locale, ombra e luci riflesse. Con la tinta presente nel pennello inizio a riempire parte degli spazi bianchi dovuti alle protuberanze. Intensifico anche le zone più scure che, come vedete, sono quelle che danno la tridimensionalità dell'oggetto. In questa fase sto dando un po' di trama al dipinto. Passerò successivamente a realizzare la parte inferiore della zucca. Noto che la parte sinistra ha un colore rossastro scuro perché è in ombra, ma non altrettanto scuro come la parte superiore, ma perché è leggermente schiarito da una luce riflessa. Non è un colore facilmente riproducibile, provo uno con uno di tentativo. Inizio con un po' del colore rosso presente sulla tavolozza, sporcato con gli altri colori sempre presenti sulla tavolozza. Osservando poi il risultato, potrò modificarlo fin tanto che non ne otterrò uno soddisfacente. Ora genero una tinta violetta per scurire la parte superiore. Questa parte scura deve essere appena accennata. Continuo a riprodurre le forme della zucca lasciando il chiaro dei bitorzoli presenti. Nel frattempo noto che il rosso sottostante ha perso un po' di intensità, per cui lo andrò a modificare con del rosso più vivo. Per questo mescolo rosso permanente chiaro col giallo indiano appena sporcato con pochissimo verde per rendere un po' meno acceso. Il risultato in realtà è ancora un po' scuro, per cui fin tanto che il colore è fresco aggiungo direttamente del rosso. All'apparenza è più scuro del soggetto, ma successivamente asciugandosi si schiarirà. Inizio a stendere della tinta verdastra come base per il proseguo della mia pittura della zucca. Sento la necessità di introdurre un giallo più intenso e caldo in questo tratto e uso per questo scopo dell'ocra, che spruzzo per averlo più leggero possibile. Parto inizialmente dalla parte più illuminata e fin tanto che il colore è umido, inizio anche a introdurre delle zone d'ombra. Intensifico in questo caso gli scuri. Ora tendo a completare una prima stesura della zucca qui nella parte centrale, dove il colore è più scuro. Nella stesura del colore, come vedete, vado sempre di dare un senso di rotondità che è presente nella zucca. Praticamente in questa fase ho dato una prima stesura del colore ed aspetto che asciughi un poco per poter intervenire successivamente con le eventuali modifiche che si rendano necessarie. Intanto rendo più verde questa parte con una mescolanza di ceruleo e giallo. Do delle pennellate appena accennate perché esprimano il verso della trama del mio soggetto.
rinforzo le ombre all'estremità inferiore della mia zucca e passo così a dipingere le ombre più intense. Introduco un po' di ceruleo per alleggerire l'ombra man mano che mi stacco dalla zucca stessa. Completerò così tutte le ombre. Completo ora il dipinto senza commentarlo. Invito a seguire con attenzione questi ulteriori interventi. Spesso si tratta di un bilanciamento tra forme, colori e toni, dettati più dalla creatività che da una precisa aderenza al soggetto.